L'Europa nasce proprio su un concetto di economia sociale di mercato, cioè sull'idea di organizzazione dell'economia su basi libere, di economia appunto di mercato, ma integrata da una dimensione sociale, da una finalità sociale e da uno scopo anche di coesione, cioè di possibilità di crescita, di migliore benessere, di integrazione sociale. Per questo è importante che l'Europa, anche se tardivamente, perché per lungo tempo questa idea dell'economia sociale è stata molto dimenticata o comunque tenuta sottotono, ma è importante che ora abbia rivalorizzato tutti i soggetti dell'economia sociale, le cooperative, le imprese sociali, le mutuelle, le fondazioni, le associazioni, e abbia deciso da tempo appunto di dedicare una particolare attenzione nei propri programmi. Nei programmi, per esempio, dei fondi strutturali c'è scritto che bisogna coinvolgere le imprese sociali e le imprese dell'economia di mercato. Lo abbia fatto anche l'Europa questo sforzo anche nel trovare nuovi strumenti di finanziamento per questi soggetti, così è la Social Business Initiative, eccetera, eccetera, potremmo fare vari esempi. Ora mi interessa però valorizzare un aspetto. Proprio nelle due direttive di revisione della regolamentazione sugli appalti e nella nuova direttiva sulle concessioni che il Parlamento ha approvato e che sarà legge nazionale nel giro di 2 anni, non più tardi di 2 anni, scusate, questa legislazione c'è un'attenzione al mondo della cooperazione proprio sugli appalti, che è un tema molto delicato. Perché se c'è un regime di libera concorrenza, chi rappresenta un'impresa che ha finalità sociali, non di profitto, non orientata al profitto, spesso viene svantaggiato, è in condizioni di difficoltà. Quindi credo che l'articolo 20 di questa legislazione nuova sia molto utile e importante e vada conosciuto proprio dal mondo della cooperazione per le novità positive che introduce. Dice questo articolo che gli Stati membri possono riservare, quindi si parla di appalti riservati, possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti, operatori economici, cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale. Quindi un'attenzione a quelle realtà economiche, laboratori, operatori, che vogliano avere come scopo principale quello di integrare professionalmente e socialmente persone che hanno appunto delle problematiche. Infatti dice integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e aggiunge gli Stati membri possono riservarne l'esecuzione, quindi una riserva di esecuzione nel contesto dei programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori, dei suddetti lavoratori, operatori economici o programmi, sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Anche questa è una novità, non si calcola più soltanto il lavoratore specificatamente portatore di una disabilità, ma si parla anche di lavoratori svantaggiati, perché spesso le tipologie di questi lavoratori sono difficilmente identificabili in modo preciso. Quindi questa definizione più generica può consentire davvero di dare lavoro, di coinvolgere e di avere appalti riservati per dare lavoro a persone che hanno particolari difficoltà a essere inserite nei processi tradizionali di lavoro. Mi sembra tu che questo articolo 20 abbia novità interessanti che devono essere al più presto conosciute da tutti coloro che possono trarne un vantaggio non per sé ma per le persone che vogliono avviare alla professione.